Sì, bene, cominciamo un'altra grande avventura. Allora, sto già piangendo. Fitek. Già paura. A posto. Allora, l'ultimo video, come ben sai, ha fatto un bel po' di visual. Ha fatto 26.000 visual. No, non so niente, però mi fido. Come no? C'è una cosa, però. Io sono carina. Sì, hai fatto tanto ridere, sì. Ok. Ahia, non perché però abbiamo ricevuto un bel po' di insulti. Insulti? Cioè, io. Ok, dai. Cosa ti dico? Allora, insulti, neanche un complimento. Sì, guarda, tipo il primo. Questo allora qua. Mi avete fatto morire dal ridere. Ok, grazie. Questo video è bellissimo, mi sto sbudellando dalle risate. Molto divertente come video. Grazie, mi ricordo i vecchi video. Grazie. Poi, vabbè, grandissimo PC, ti adoro. Uh-huh. Beh, un sacco di commenti positivi. Però c'è stata anche, diciamo, una buona percentuale. Sì. Diciamo almeno il 20%. Ma che sì, ha rotto i coglioni. Ma sì, ma ci sta. Ci ma sta. Noi piacciono i rompipalle. Esatto. Ci convivo con uno. Poi qua mi hanno chiesto a caso se sono spagnolo. Sono spagnolo, sono adottato. No, amore. Okay. So bene da dove sei arrivato. Scusa. Sei un animale. Il problema è che comunque nel video da 26.000 visualizzazioni non abbiamo fatto comunque tantissimi commenti, ma ne abbiamo fatti tanti nello shorts, cioè il video piccolo che ti ho spiegato, sì, che abbiamo fatto quasi 1 milione di visualizzazioni. Sì, quasi 1 milione di visualizzazioni. E lì sì che ci sono stati tanti commenti, perché ne sono stati 326, tra cui questo: se ero io sua madre, quello era il suo ultimo video. A parte il congiuntivo sbagliato. Se ero io sua madre, quello era il suo ultimo video. Esattamente. Cosa ne pensi? Allora, era il suo ultimo video. Uno gli ha risposto: a parte che si dice se io fossi sua madre, quindi l'ha corretto. Okay. Ma tolto questo, io il ragazzo non lo seguo, non lo conosco. Ma finché usa i suoi soldi che guadagna con il suo lavoro, la madre ha poco da dire. Con i video guadagna e i soldi sono suoi, ci fa ciò che vuole. Se poi vogliamo parlare che sono soldi spesi male, è un altro discorso. Ma ripeto, essendo suoi c'è poco da sindacare. Spieghiamo che comunque tanti, quando avevo 13 anni, i soldi li abbiamo spesi, cioè ho speso i tuoi per forza. Però adesso invece uso sempre i miei. Però io ho i miei soldi sulla carta e quando io compro i giochi, no, ti assicuro che uso i miei. Sì. Perché quando mai mi ricarichi la carta? Quando, cioè, non è che ti rubo i soldi per andare appunto a fare le ricariche. Ok. A parte che non gioco più da PlayStation, gioco da PC, quindi raga, le ricariche le usavo quando avevo 12-13 anni, 14 massimo. Comunque no, all'inizio non ho mai speso tanto. Sì. Quando ho iniziato a fare YouTube, poi ho iniziato a spendere, ma ho sempre usato le mance della nonna, i compleanni, i miei soldi e tutte quelle robe lì. Okay. Poi ho iniziato, vabbè, a usare i miei soldi che guadagnavo da YouTube, i soldi che ho guadagnato da stage, da quando facevo il meccanico e tutte quelle robe lì. Il ragazzo gli ha risposto e gli ha detto: mi scuso per il mio errore, professore, comunque i soldi che usa non penso non siano guadagnati da lui, sono quasi sicuro che sono i soldi della mamma o dei genitori in generale. Prima cosa, che cazzo ne sai te? Sta calmo. Sta sereno. Ma è vero, ma scusa. Ma rispondi bene. Allora, gli si dice semplicemente che non sono i cazzi tuoi. I soldi avevo aumentato, era uno scherzo a mia mamma. I soldi non è vero che ne ho spesi così tanto. Assolutamente non mi permetterei mai. Comunque 4.500 euro sono tanti per un videogioco. A me piacciono, però 4.500 no, sono troppi secondo me. Poi comunque io ho risposto: ragazzi, 18 anni guadagno con YouTube. 18 anni vuol dire che comunque tu non puoi monetizzare fin quando comunque non hai 18 anni, devi essere maggiorenne per poter monetizzare. Sempre. Ho fatto il meccanico, quindi giudicate poco, grazie. Ma io penso che poi io monitoro, cioè non è che io sono qua così. Sì, esatto, comunque, cioè, nel senso, se vedo, cioè, io controllo, guardo, io non osservo. Ho assolutamente la tua carta. Ma no, ma non, ma poi ma no, non mi permetterei ma mai. Ma te e neanche tu, io e il papà, punto. Ma non mi permetterei mai, ragazzi, di assolutamente fare una quello mi fido ciecamente. Uno gli ha risposto: ti ha risposto lui anche perché non sapevo fossi nella sua casa a controllarlo. Altra cosa, era uno scherzo a mia mamma, quindi giudicate cioè non giudicate senza aver visto il video completo. Certo, uno vedendo questo shorts qua che tu hai già visto, quello che le parti in cui mi hai, diciamo, dato le sberle, nel senso, per ridere così, cioè mi è piaciuto, però dovremmo rifarlo. Non penso che lo rifaremo. E quindi niente, la gente vedeva questo pezzo di video, quindi si faceva un'idea. Però giustamente qui sotto c'è il video correlato, quindi cioè lo potevate benissimo vedere e capivate tutto. Ok. Ha scritto: sì, ma è comunque una dipendenza senza rendersene conto. Vuoi di più, ma per fare bella figura, ma alla fine usi uno stesso personaggio, una stessa skin nel gioco. Ammetto che ho fatto tanti acquisti, ma ora me ne pento. Okay. Allora, se è una passione, per tante persone è una passione comunque comprare le cose, cioè comprare i videogiochi sono una passione, tipo per me è una passione, però non ci spendo 3 miliardi di euro, cioè comunque ci sta secondo me. E niente, a caso uno mi scrive se è il mio youtuber preferito, così per un po' giocoleria. Ok. Quindi, vai, grazie. Che poi, se conosci i prezzi medi delle skin di Fortnite, lo capisci anche perché è uno scherzo, e anche 105 euro per una skin non ha senso. Ok. Perché se tu conosci comunque i prezzi del gioco, è normale uno che se ne intende un esatto. po'. Esatto, sì, esatto.
Esatto. Uno mi ha scritto sempre: è un lavoro tuo e con i tuoi soldi ci puoi fare quello che vuoi. Guadagni o meno, lavori o meno, hai speso i soldi in cazzate. Punto. Mamma! Dai, mamma, difendimi. Allora, ho detto che comunque spende i suoi soldi, non si fa mantenere, magari lui invece... Sì, ho capito, però è la passione di qualcuno, cioè per lui potrebbe essere una cazzata, ma per qualcuno potrebbe essere un divertimento, come per lui sì. Spendere i soldi in che cazzo ne so. Naturalmente. Qualsiasi altra cosa che per me non mi piace, potrebbe essere soldi spesi in cazzate, sì. Ma non mi permetterei mai di dire che sono soldi spesi in cazzate, perché se non la tua passione sì. Io la rispetto. Non bisogna tutto. Giudicare. No, esatto. Hai detto che sono sborsati tutti dalla mamma e poi ti cerchi di scusare. La gente non capisce ovviamente l'ironia, perché io ti avevo detto quella cosa lì appunto per farti arrabbiare di più, ma la gente ovviamente non capisce. Non erano i miei soldi. Esatto. Dillo. Ah, tutti non erano, non tutti, qualcosina sì, ma sotto controllo, perché altrimenti va bene. Ma ragazzi, comunque probabilmente lui usa i suoi soldi da definire i suoi, quindi ha diritto di usarli come vuole, ma vabbè, per il content che ci fa guadagnare altri soldi, così da fare uno stonks assurdo. Anche se sono spesi male, lui non mi sembra di vederlo sotto un ponte senza cibo, quindi vuol dire che i soldi che gli servono per vivere si guadagnava, ma non vede tanto. No, bene. Devo cambiare, purtroppo devo cambiare gli occhiali, Andrea. La casa dei genitori, i genitori pagano le tasse, lui spende e basta. Aiuta almeno i genitori a pagare le bollette di tutta la luce che spreca. Il cibo se lo paga da solo, i vestiti non penso guadagna già i milioni da YouTube. E poi se si vanta così tanto che i soldi sono i suoi, perché non se ne va di casa? Poi vediamo se spende 1.000 euro per una skin o per pagarsi l'affitto. No, parla ad alta voce. Incazzata ti voglio, porca troia. Incazzata, dai. Allora, no, perché sai perché non riesco a arrabbiarmi? Uno, non so quanti anni ha questo. Infatti. Due, non riesco a arrabbiarmi. Parla tutto da presuppone. Li paghi la bolletta, paghi questo, paghi quello là. Ha 18 anni, non ne ha 30. Vado ancora a scuola, quindi c'è... Cioè, lui va a scuola, non è mai stato bocciato, è arrivato in quinta, soddisfazioni, siamo ok. Beh, arriverà il giorno che paga. Arriverà forza, il giorno. Come adesso contribuisce con quello che può. Uno gli ha scritto qualcosa contro di lui. E uno, no, ma la verità va detta, la verità fa male. Punto di domanda, accettala. Sì, la verità è quello che lui ha 18 anni, sta finendo la quinta. E quindi, tesor, quando avrà di più, adesso da quello che può. Contribuisce comunque con quello che può. Se non può dare soldi, mio figlio mi aiuta in casa. Aiuta il padre in azienda, fa quello che può. Perché... No, però mamma, stai calma perché poi se la prende. E dico Daniel che la c'era un figlio. E comunque io le ho risposto: ho 18 anni, vado ancora a scuola, come pretendi che io vada a vivere da solo? È ovvio che non guadagno tantissimo su YouTube, ma quello che guadagno lo uso per andare fuori con i miei amici, investire nei video, eccetera. Senza chiedere nulla ai miei genitori. No, ma io vorrei sapere. No, allora, io vorrei sapere, però, lui cosa mette in casa quel signore qua. No, mamma. No, no, io voglio sapere cosa mette in casa quel signore. Quanti anni ha, che lavoro fa e quanti soldi mette in casa. Non perché penso. Anche lui davanti a un computer a guardare mio figlio, quindi parliamone. Eccolo qua, un altro commento incredibile. A me sinceramente dispiace per queste mamme, mi vergognerei. Cioè io dovrei vergognarmi di avere un figlio così o no, tu ti dovresti vergognare? Io mi dovrei vergognare perché ho speso tanti soldi. Ma guarda, allora no, mi vergognerei, lui dovrebbe vergognarsi. Prima cosa, l'ha detto prima che non ha speso tutti questi soldi. Io invece sono molto orgogliosa di mio figlio, quindi ciao. Io il figlio, uno ha scritto condivido, uno gli ha scritto ma goditi la vita e non fare il moralista, e poi io ho scritto raga io lavoro con YouTube e uso i miei soldi, era un semplice scherzo mia mamma, però la gente non riesce a capirlo. Poi chi siete voi per dirgli come spendere i suoi soldi? Poi una mia abbonata, è anche un'abbonata, quindi mamma saluta Alessandra, dai, saluta. Ciao Alessandra, grazie di essere un'abbonata di questo istrice, raga, ma basta, ma ognuno fa quello che vuole, povero Picci, povera mamma di Picci. No, non mi frega niente a me. Uno gli ha scritto ma bro quanto fatturi con questi iscritti? Cioè fai la fame. Ha detto che non guadagni. Beh, per cazzo. Quello che c'è ancora una mamma. Cosa posso dire? Che posso dire a questo signore? Niente, digli di andare a fare nel culo. Un altro commento bello pesante, mamma, questo è bello ma pesante. Ma sì, ma se dopo mi dici che non posso cioè esprimermi con tutta me stessa, no, sai no. Che io sono molto... Però questa frase qua la dici tanto anche te. Cosa dice? Tristezza infinita, rimettete la leva. Allora, no, se dovessero rimettere la leva, lui è il primo che vado a scrivere. A parte che ormai ha 18 anni, però se lo obbligano lui va. Allora, gli ho scritto
gli ho detto, prima cosa, era uno scherzo a mia mamma, quindi classica risposta. Ma davvero che cochi. Poi, seconda cosa, pensi che io abbia paura di fare la leva? Comunque sicuramente sarei la classica persona che pensa che questo non sia un lavoro, ma per tua informazione ho fatto 4 anni il meccanico, quindi non ho paura di lavorare. Poi vabbè, ho lavorato anche in azienda con voi, nei vitelli. Ragione, puoi fare il tutorial di come buttare nel cesso i soldi in cose inutili. Ma sì, ma io ero uno scherzo. No, domanda. In questi 40 secondi non vi è venuta la curiosità e la voglia di vedere quello per intero e farvi una semplice risata spensierata, che la vita è già dura? Forse voi siete piccini, ma cazzi vostri, quando crescete, dopo vedrete, queste cose qua vi fanno sorridere e vi piacerà guardarle. Mia mamma è tanto cattiva oggi, era troppo agitata. Un ragazzino, se può spendere tutti questi soldi in queste cose, ma che valore si può dare alle cose? Ma guarda, è bello, tesoro, guarda, i miei figli sanno bene il valore dei soldi, anche perché noi facciamo un lavoro, e non ti spiego neanche che lavoro facciamo, molto duro, sai, molto molto duro, e quindi lo sanno bene, i sacrifici li hanno fatti anche loro, perché non hanno avuto la mammina a casa che gli preparava la colazione. I miei figli si lavano, si stirano, si fanno da mangiare, perché la mammina non è a casa tutti i minuti, quindi lo sanno bene cosa vuol dire. Allora, il discorso è che voleva essere solo un video per... Io non lo sapevo, all'inizio non lo sapevo, ci ho anche creduto, se devo essere sincera, però conoscendo mio figlio e fidandomi di mio figlio, alla fine ho fatto bene a fidarmi, nel senso che sapevo che mi stava prendendo un po' in giro, ci avevo anche creduto, però siccome che noi abbiamo un bel feeling, quindi niente, è uscito così. Però diciamo che mi sono molto divertita, mi è molto piaciuto. E uno ha scritto cretino, riprendendo la frase okay. che mi ha detto, ha detto: ti ha trattato bene, grande mamma. Io questa sarei chiuso in cantina senza telefono. Aspetta. Io a quest'ora sarei chiuso in cantina senza telefono. Ma io lo metto in stalla insieme ai vitelli. Meglio spendere i soldi in videogiochi che in droga. Sei d'accordo? Ma caro, ma mille volte, tesoro. Poi uno mi ha detto: ma cos'hai in testa? Una scodella, ma hai sudato i capelli. Oh, che bello hacker, mi facciatile belle. Ah, ecco. Ma è perché, vabbè, ci sta. Mi sono. Scarafone è bella mamma sua, quindi non toccare il mio bambino. E niente, però vabbè, mi ero fatto rasato, quindi dovevo. Era la ricrescita brutta, orribile. Ma adesso c'è il ciuffettino, incomincia il ciuffettino. Se però quando cresce non tagliarteli ancora, coglioni. Uno mi ha detto che sembro quello di Animali Fantastici e dove trovarli. Sei famoso. Secondo me puoi spendere solo i soldi tuoi quanto vuoi, ma finché abiti con tua madre, ancora 19 anni, direi di no. Ancora 19 anni, come se fosse tardi, no? 19 anni. Guarda che ne ho 18, ne compio quest'anno 19, non ho ancora finito le superiori, come pretendi che io vada a vivere da solo se sto ancora studiando? Provo a guadagnare con una mia passione, però... Quindi, ma andate a fanculo. Mi avete rotto il cazzo! Se dovessi risponderli a ogni persona come vorrei davvero, cioè lo manderei a cagare subito. Però gli ho scritto: scusa, ma che vuol dire? E lui stava intendendo che secondo me finché non ti trovi in casa tua non è giusto che si spendano i soldi della propria madre. Ma chi te l'ha detto che spendo i miei soldi? Porco cane. Mamma, l'abbiamo già detto 20 volte. Cribbio, Questo non lo leggo perché potresti offendere. No, questo non lo leggo. No, ti assicuro che non. Voglio leggerlo. All'inizio la nonna non ci capiva niente. La nonna tua madre. No! La nonna tua madre. No. Ma non l'ha fatto con cattiveria, sei confuso. Io sì. No, sei confuso, perché dai. È una donna qualsiasi età. Ma perché c'hai i capelli grigi, e dai. Chi se ne frega? Io sono vera, hai capito? Non sono come quelle che... No, basta. Quelle... Non serve. Ok, la taglio. No, non tagliare un cazzo. Quando invecchierete capirete che i soldi che avete investito per rendere ricchi gli altri potevate investirli per il vostro futuro e voi stessi. Ma ok, sono un po' contrario a spendere i soldi online per i videogiochi che ci giocherai sì e no uno o due settimane o mesi. Allora, prima cosa, gli ho risposto: 7 anni quasi che gioco a questo gioco. Io gioco da questo gioco da tanto, in più questo qua è un investimento, perché io comunque spendendo i soldi per questo gioco qua io ci faccio i video e ci riguadagno sopra. Quindi secondo me è comunque un investire nel mio futuro. Mia mamma invece non mi lascia comprare quasi niente. Dai, convinci a far giocare il figlio. Allora,
Allora, mamma di, non so come si chiama, di Shadow. Ecco, mamma di Shadow, ti potresti anche divertire con tuo figlio e, e tirar fuori qualche momento, e loro si potrebbero ricordare quando noi non ci saremo più, più tardi possibile naturalmente. Ma a me piace, mi ha, così, io sono del 70 e mi sto divertendo ogni tanto con lui che mi chiama su a fare queste stupidate. A me piace, a me piace, nonostante gli insulti che fanno o che le critiche che fanno. Vabbè, a mio figlio. Ma va bene così, va bene così. Io so chi è lui e quindi sono tranquilla. 4.500 euro per 130 skin. Che cazzata. Poi il 90% delle tue skin le hai fatte col pass. E ah sì, dimenticavo, Fortnite non esiste da 7 anni, ma da 6 anni. Adesso io voglio dire una cosa, perché questi qua mi hanno rotto i coglioni. Continuo a dire che non è uscito da 7 anni. È uscito nel 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Con quest'anno sono quasi 8 anni. Ok, non comprendiamo tutto il 2017 perché è uscito a settembre. Però se comprendiamo anche il 2017, sono giusti, sono 7 anni. Perché... Ma invece di spendere soldi sui giochi online, spendili per cose decenti. Fatica. Ha ragione tua madre, 2600 euro sono tanti per un gioco. Io mi prendo una bici della bella eppure me la customizzo. Certo che tu sai buttare via i soldi. Ferma prima di parlare. Prima cosa erano... Basta, mi arrendo. Saranno forse 1200 euro in 7 anni. E in più era 4500 il video falso. Nel senso che il prezzo falso era 4500 euro per lo scherzo. Però vabbè, è uno scherzo. Non giudicare senza aver visto il video completo. E poi non è mai buttare via i soldi se è la passione di qualcuno. Ad esempio, la passione di molte cose, tra cui la mia moto, i videogiochi e molte altre cose. Giusto che la passione delle moto. Ciò 200 tatuaggi delle moto, c'è cioè un pistone della pista, un capo e il tatuaggio di un casco. Niente, mamma, sono finiti i commenti insulti sotto il nostro video. Quindi vaffanculo a tutti quelli che ci hanno insultato, no, giusto? Sì, vaffanculo. Sì, andate a dar via il culo. E quindi comunque, raga, mamma, hai visto che sono arrivato a 25.000 iscritti, porco cane porco. Quindi niente, raga, spero che il video con mia mamma da risposta agli insulti vi sia piaciuto. Mi sono trattenuta molto. Potevo fare anche questo video qui da solo, però ho voluto includere anche la mia mammina perché purtroppo comunque i commenti erano riferiti anche a te. Quindi raga, scrivete qui sotto nei commenti se volete la prossima. Mai, mai. Quindi raga, scrivete qui sotto nei commenti se volete un altro video con la mia mammina. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Che cos'è? Ciao. Ciao. Ciao, raga.